Dice un proverbio: quando la partita è difficile, i duri entrano in campo. È stata una partita bellissima in un campionato difficile. Dopo certo. L'incidente di percorso avete subito rialzato la testa, la squadra che ha vinto la regular season. È stato bello anche vedere il settimo giocatore in campo. Sì, oggi è stato bello essere in campo. Eravamo molto molto carichi, molto determinati. Capitano le partite come quella di domenica scorsa a Ravenna, perché giochiamo tantissimo e succede magari di non essere al top in una partita. Dicevo prima, se avessimo perso in campionato nessuno avrebbe detto nulla. È successo nei playoff, quindi c'era tanta preoccupazione, tensione, ma perché questa poi era diventata una partita da dentro fuori. Ma noi ci prepariamo proprio per giocare queste partite. Anche la serie contro Trento, ma probabilmente arriverà a gara 5, sarà un'altra gara da dentro fuori, insomma, il playoff è così. È un campionato bello, difficile, ci sono tante squadre forti, ma insomma noi abbiamo vinto la regular season, significa che qualcosa di buono abbiamo fatto e dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di mantenere il livello di gioco che abbiamo avuto soprattutto nei primi due set di oggi. 51 minuti per vincere i due set, il terzo è recuperare 5 punti a una squadra che è nata in semifinale, il Ravenna, che sta giocando bene in un campionato dove è difficile battere tutto. Insomma, avete dimostrato qualità tecnica, certo, carattere, certo, e forza. Assolutamente sì, non era facile, perché loro nel terzo set sono cresciuti molto in battuta e noi ci siamo bloccati in un po' di rotazioni di cambio palla. Però sì, siamo stati bravi, l'abbiamo dimostrato tante volte quest'anno, anche siamo andati qualche volta sotto e abbiamo recuperato tanti set. Questa deve essere una nostra forza, una nostra caratteristica, perché può succedere di prendere e di subire dei break, ma poi non bisogna assolutamente mollare i set e le partite. Insomma, siamo contenti, siamo stati bravi e quindi ancora più contenti. Con un palevangelistico, sì, settimo uomo in campo, giovedì. Avremo bisogno di tutti veramente, sicuramente ci sarà il Pienone perché i nostri tifosi ci seguono sempre tantissimi. Io sono venuto a giocare tante volte da avversario a Perugia nel corso degli anni ed è sempre stato difficile giocare perché il pubblico è incredibile. Anche oggi ci ha dato una grossa mano, sono sicuro che lo farà da qui alla fine.